Bentrovati con la pagina sportiva in primo piano. Il fatto del giorno per quanto riguarda lo sport cambia la classifica del girone E della Serie D. Ha colto il ricorso del Grosseto per le porte più basse a San Giovanni Valdarno. 2 punti alla squadra maremmana, uno in meno alla San Giovannese. E alla fine il Grosseto ce l'ha fatta e l'ha spuntata. La società maremmana ha vinto il ricorso in appello e ribatte il risultato di San Giovanni Valdarno del 26 marzo scorso. I fatti sono noti: poco prima della partita il direttore di gara venne notificato in riserva scritta per la presunta irregolarità delle porte dello stadio Fedidi. Un controllo del direttore di gara prima del fischio d'inizio constatò che quello che era stato segnalato corrispondeva a verità. La San Giovannese aveva 45 minuti di tempo per mettere le cose a posto, una corsa proprio contro il tempo, e in meno di 40 minuti portarono ad abbassare la distanza tra terreno di gioco e montante. Alla fine il direttore di gara acconsentì a giocare, ma il Grosseto non si ritenne soddisfatto, anche perché sul campo la partita finì in parità. Un primo ricorso venne respinto, ma l'appello oggi ha dato ragione alle istanze presentate dalla società maremmana, che ora in classifica sale a quota 36 uscendo dalla zona play-out. Perde un punto la San Giovannese, che da 40 scende a 39. In casa del Marzocco aspettano le motivazioni per un ulteriore ricorso al CORI, ma visti i tempi stretti è difficile che questo possa accadere. Intanto oggi l'Arezzo ha disputato un amichevole allo stadio Faralli di Castiglione Fiorentino e c'è stato un prologo particolare. Amichevole al Faralli di Castiglione Fiorentino per l'Arezzo, che pochi giorni fa ha festeggiato il ritorno in Serie C. Da segnalare nel prepartita il pasiglio che la squadra di Roberto Fani, approdata ai playoff d'eccellenza, ha concesso agli Amaranto, con conseguenze scambio di maglie tra i due capitani, Settembrini e Falomi. Le reti degli Amaranto portano la firma di Persichini al settimo e di Convitto al nono. Nella ripresa l'ex attaccante della Juniores dell'Arezzo, Steccato, ha firmato la rete della Castiglionese. La formazione viola si appresta a preparare i playoff che la vedano per la prima volta in lizza nel campionato di eccellenza. Torniamo in Valdarno, esattamente a Montevarchi, dove ha parlato il responsabile dell'area tecnica Giorgio Rosadini, che ha accusato dai tifosi di essere il principale responsabile della retrocessione della squadra rossoblù. Dopo la sconfitta con l'Alessandria, ufficialmente il Montevarchi è tornato in Serie D. Probabilmente non ci voleva questa sconfitta per definire un corso che era già ben delineato. Rosadini, lei è stato il responsa è il responsabile dell'area tecnica della squadra rossoblù e quindi è additato come uno dei maggiori responsabili di questa retrocessione. Cosa ha da dire? Ma innanzitutto mi prendo tutte le responsabilità. E prendo tutte le responsabilità in qualità di responsabile tecnico. È chiaro che onestamente, diciamo, degli errori credo che ne abbiamo fatti, però sono degli errori che ci stanno in un progetto come il nostro, dove chiaramente il Montevarchi sapeva benissimo di dover affrontare. Noi venivamo da un percorso di 10 anni, questa società Molto bello. ha fatto un percorso importante, è arrivata alla Lega Pro per dei meriti societari, per dei meriti tecnici, grazie a uno staff nel tempo che è sempre più collaudato. Come ripartirete? Visto che la Serie D non è un campionato semplice, voi lo sapete bene. Ma io credo che il Montevarchi debba un attimino fare delle riflessioni su quello che è stata l'annata, cercare di analizzare bene tutto quello che è stato fatto e chiaramente non abbattersi, cercando di stare uniti, di salvaguardare la società, che è la cosa più importante, e riprogrammare il futuro sicuramente in base alle potenzialità della società, cercando di far tesoro degli errori commessi e cercando di ricostruire un progetto sostenibile.
Parliamo adesso invece di chi vicino a Montevarchi ha vinto il campionato, ovvero il Figline, che torna in Serie D. Uno dei grandi protagonisti di questo campionato eccezionale del Figline, promosso in Serie D, è stato Gioele Zellini, al quale abbiamo chiesto se c'è stato un momento nel quale la squadra ha capito che questa poteva essere l'annata giusta. Ma non c'è stato un momento in particolare, sicuramente siamo partiti con la voglia di ripeterci, anche se a agosto, detto proprio sinceramente, eravamo in balia delle onde, non avevamo un allenatore, quindi però piano piano ci siamo messi lì lavorando e abbiamo trovato risultato dopo risultato, domenica dopo domenica. E poi dopo abbiamo iniziato a crederci, l'obiettivo è cambiato e siamo arrivati a questa vittoria. Per la promozione una maglietta particolare sulla quale campeggia una scritta Recidivi. È nata perché siamo andati a riprenderci qualcosa che comunque c'era stato tolto l'anno scorso e allora siamo stati recidivi 2 anni su 2. Penso non sia proprio facile, in generale non è facile vincere, penso 2 su 2 sia ancora più bello, insomma. Un particolare tifoso del gialloblu è Byron. Il cane l'ho portato poche volte, ma le volte che l'ho portato è stata una sentenza. Abbiamo sempre vinto e oggi ho deciso di mettere anche una maglina del Figline perché comunque fa parte della mia vita e è giusto che festeggi con noi. Altro protagonista di questa promozione è il capitano Vangi. Sarà sempre lui, anche l'anno prossimo, a guidare l'attacco dei gialloblu? Penso sia presto, ma cioè, per me non ci sono problemi. Ecco, questa è la quarta stagione che gioco a Figline e in 4 stagioni, di cui 2 quelle col Covid, non ho mai giocato perché una arrivai a gennaio e con oggi sono a, mi sembra, 40 gol in 2 anni e mezzo, praticamente, se si considera le partite, quindi credo di essermi rimeritato la possibilità di giocare in Serie D, avevo rifiutato qualche Serie D negli ultimi 2 anni, io adesso ho voglia di farla, sono carico e quindi insomma penso non ci siano problemi. E parliamo adesso di podismo, la 10ª edizione del Green Trail a San Zeno ha visto la vittoria in campo maschile di Fazzi, mentre in quello femminile di Valentina Mattesini. 10ª edizione ormai è diventato un appuntamento fisso nel panorama podistico, il percorso? È un percorso particolarmente impegnativo, quest'anno poi dovuto alle condizioni meteo abbiamo dovuto proprio all'ultimo momento modificare la parte iniziale perché era costeggiata da, diciamo, da pozze abbastanza consistenti che potevano mettere un po' a disagio i concorrenti, quindi abbiamo utilizzato una prima parte, diciamo, di campo che costeggia qui Aisa Impianti e poi per la prima volta utilizzeremo anche la zona, diciamo, anche del sentiero della bonifica. Il percorso era parecchio tosto, è duro di suo, oggi poi con la pioggia di ieri ha reso ancora più scivoloso. Fortunatamente in salita, dove si faceva più piano, e in discesa era abbastanza asciutto, tranne 2 o 3 punti dove un po' si è rischiato di cadere, però con un po' di attenzione dai, siamo rimasti in piedi. E dopo l'ho ripreso nella parte finale, il primo mi aveva staccato in salita, ne aveva di più, e l'ho tenuto sempre lì in discesa, non ho mollato e nella parte finale quando siamo scesi giù dopo San Zeno nel direzione e l'ho recuperato lì piano piano, mi sono attaccato un pochino, poi ho visto che forse ne avevo di più, allora ho allungato gli ultimi 500 metri. Prima tra le donne con un netto distacco, quanto hai impiegato? 45, poi il secondo io l'ho guardato, circa 45 minuti. Soddisfatta? Sì, molto soddisfatta. Diverse volte faccio questa gara, oggi particolarmente impegnativa per il fango, non sono i miei percorsi, però ho comunque cercato, insomma, di dare il massimo. Chiudiamo con il calcio a 5, non va oltre il pareggio la Futsal contro il Bologna, ma lo spettacolo non è mancato. Prende un punto come l'andata la Futsal San Giovannese contro il Bologna, finisce 3-3 a Telson Statico di Piazza Casprini con una gara da 2 volti ed un finale che ha visto poi il ritmo calare in modo importante. I felsini giocano decisamente meglio per l'intero primo tempo, vanno a segno con João Pedro prima, Anzaloni poi e quindi ancora con João Pedro per il 3-0 che dice molto relativamente al parziale per il risultato all'intervallo. Dopo il riposo però cambia tutto, soprattutto la testa.
in 10 secondi finalmente gli azzurri violano la rete dell'estremo emiliano con D'Alterio. La rimonta prosegue quindi con Barreno al termine di una fulminante ripartenza. La Futsal a questo punto ci crede, trova il pari con Molina, il 3-3 finisce con l'accontentare tutti. Dopo l'Olimpia Regium infatti anche Bologna guadagna l'accesso diretto alla categoria superiore. Futsal e Grosseto, oggi fermata sul pari da Sant'Agata, si giocheranno il terzo posto nello scontro diretto, aspettando la ripetizione dei maremmani con Pontedera per capire chi sarà in vantaggio in classifica sabato prossimo. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.